Ora, un modo per rispondere a questa domanda, cioè come la restrizione sulle importazioni influisce sul surplus del consumatore, il modo più semplice, dicevo, è andare innanzitutto a misurare il surplus del consumatore prima che le restrizioni vengano imposte. E quindi la domanda che possiamo porci è se in questo caso abbiamo tutte le informazioni per ricavare questa misura. Ora, innanzitutto sappiamo che il surplus del consumatore, come abbiamo visto nei video precedenti, è dato dall'area che è compresa tra la curva di domanda e il prezzo di mercato. Quindi in questo caso il prezzo di mercato è pari a 1 e quindi il nostro surplus corrisponde all'area del triangolo rosso che sto evidenziando. Abbiamo tutte le informazioni per calcolare quest'area? La risposta è sì. Perché? Perché abbiamo l'altezza di quest'area, che è data dal valore dell'intercetto verticale meno il prezzo di mercato, cioè 10, moltiplicato per la base di questo triangolo, che è Q asterisco. Conosciamo Q asterisco? Beh, sì, non lo conosciamo direttamente, lo possiamo ricavare. Perché? Perché Q asterisco corrisponderà ovviamente al valore che si ottiene sostituendo dentro la funzione di domanda il valore del prezzo di mercato e quindi sostituendo di fatto il valore di 1 al prezzo contenuto in questa funzione. In altri termini ci possiamo chiedere che valore prenderà Q quando P è uguale a 1? La funzione ci domanda, ci dice che sostituendo P all'interno di questa funzione si ottiene Q uguale, Q asterisco uguale a 9. Perché? Perché ovviamente possiamo portare 1 dall'altro lato dell'uguale, quindi cambia segno e diventerà negativo, Q lo portiamo dall'altro lato diventa positivo, 10 meno 1 fa 9, quindi il nostro valore di Q asterisco è pari a 9. Possiamo quindi andarci a costruire il nostro, valore, la nostra misura del surplus, che sarà dato da che cosa? CS1, cioè il valore del surplus del consumatore quando il prezzo è nel suo valore iniziale, sarà dato dalla moltiplicazione tra la base di questo triangolo, che a questo punto sappiamo essere 9, moltiplicato per l'altezza di questo triangolo, che sappiamo essere 9, cioè 10 meno 1, diviso 2. Ok? L'area del triangolo è base per altezza diviso 2, il che dà un risultato pari a 40,5, cioè 81, 9 per 9 fa 81, diviso 2. Questo è il valore del surplus iniziale. A questo punto possiamo chiederci cosa accade sul mercato quando il governo impone una restrizione sulle importazioni. Quando viene imposta una restrizione sulle importazioni, noi sappiamo che cambia qualche cosa, in particolare si sposta la nostra curva di offerta. Infatti noi stiamo esaminando il cambiamento di una variabile che non è né il prezzo né la quantità, quindi in certo qual modo non avremo uno spostamento lungo la curva di offerta, ma avremo uno spostamento della curva di offerta. Poiché si restringono le esportazioni, per ogni livello di prezzo la quantità che verrà offerta sul mercato sarà più bassa, perché sarà al netto della quantità che viene importata dall'estero. E quindi questo cambiamento può essere rappresentato con uno spostamento della nostra curva di offerta verso sinistra, in questa nuova posizione, che chiamerò S'. Ovviamente noi non sappiamo esattamente qual è lo spostamento, perché non ci viene data l'equazione della curva di offerta, ma sappiamo qual è il nuovo prezzo di mercato e in particolare il nuovo prezzo di mercato, scusate, cancello un po' di linee rosse per rendere più agevole la lettura del grafico, il nuovo prezzo di mercato, ci dicono i dati del problema, è pari a un valore di 1,5, al quale corrisponderà ovviamente una nuova quantità di equilibrio pari a Q asterisco primo. Anche in questo caso possiamo rifare tutti i passaggi visti in precedenza per calcolarci il nostro surplus. In particolare sappiamo che in questo nuovo equilibrio di mercato avremo un'area del surplus che non sarà più quella rossa vista in precedenza, ma sarà l'area verde che sto evidenziando, cioè sarà data dall'area di questo triangolo più piccolo rispetto a prima. E questo ha perfettamente senso perché, come abbiamo visto in precedenza, quando il prezzo del mercato aumenta, è logico che il surplus del consumatore si riduca. Possiamo calcolarci l'area di questo triangolo? Beh, di nuovo dobbiamo vedere se abbiamo tutte le informazioni che ci servono. Sappiamo qual è l'altezza di questo triangolo, che sarà da 10 meno 1,5,
quindi sarà pari a 8,5. E sappiamo anche quant'è la base. Beh, perché? Perché possiamo, riprendendo quello che abbiamo fatto prima, andare a sostituire P uguale a 1,5 dentro la nostra funzione di domanda. E questo ci darà che cosa? Ci darà un valore di 10 meno 1,5 e quindi una quantità di equilibrio pari a 8,5. Quindi in questo secondo caso, dopo la restrizione, il nostro Q asterisco sarà 8,5. A questo punto conosciamo l'altezza del nostro triangolo, 8,5, conosciamo la base del nostro nuovo triangolo, 8,5, possiamo calcolarci il nostro surplus 2, cioè dopo che viene imposta la restrizione alle importazioni. E questo nuovo surplus sarà pari a 8,5, la base, moltiplicato per 8,5, che è l'altezza, diviso 2. Il che ci darà un valore, che faccio con la calcolatrice, pari a di fatto 8,5 per 8,5 uguale diviso 2 pari a 36,125, che è logicamente più basso di 40,5. A questo punto possiamo semplicemente rispondere al nostro quesito iniziale, cioè di quanto si riduce il surplus o come varia il surplus quando si ha una quando c'è l'imposizione di questa restrizione sulle importazioni, calcolandoci semplicemente la differenza tra il surplus iniziale e il surplus finale. Il surplus iniziale era 40,5, il surplus finale è 36,125, il che mi dà come risultato un ammontare pari a 4,375. E che cos'è questo 4,375? È la differenza tra il surplus iniziale, che era rosso, è l'area del triangolo rosso, e il surplus finale, che è l'area del triangolo verde. Quindi sostanzialmente è l'area di questo trapezio, cioè del trapezio compreso, che sto evidenziando in blu, e che è di fatto la differenza tra i due surplus. Okay? Quest'area è la perdita di surplus dovuta alla restrizione delle importazioni e il suo valore è pari a 4,375. Ok? Questo è il modo in cui il surplus può essere utilizzato per andare a studiare l'effetto delle politiche economiche, in particolare in questo caso la restrizione delle importazioni. Era possibile calcolare direttamente l'area del trapezio blu anziché calcolarsi l'area del surplus iniziale meno l'area del surplus finale? Beh, ovviamente sì. Okay? Un altro modo, scusate, per andare a rispondere a questa domanda era semplicemente ragionare su quello che è il valore del surplus del consumatore e qual è che, diciamo, su quella che è la misura del surplus del consumatore nei due casi, e poiché l'esercizio ci chiedeva di andare a misurare la variazione, era possibile ragionare nel seguente modo. Inizialmente, quando il prezzo è pari a 1, sappiamo che il nostro surplus è l'area del triangolo in questa figura che è presa direttamente dal libro AFE. Dopo le importazioni, dopo la restrizione delle importazioni, noi sappiamo che il prezzo aumenta a 1,5, quindi l'area del nuovo surplus sarà il triangolo ADC, e quindi ovvio che la variazione del surplus sarà pari all'area qui evidenziata in azzurro, cioè l'area del trapezio DFCE. Noi sappiamo che l'area del trapezio si calcola come base maggiore più base minore per altezza diviso 2, il che porta a calcolarlo nell'ammontare di 9 più base minore, che è 8,5, per 0,5, che è l'altezza di questo trapezio, diviso 2. E il risultato, vi invito a provarci, ma darà esattamente lo stesso risultato che abbiamo visto in precedenza, cioè 4,375. Ovviamente entrambi i modi sono corretti nel momento in cui la domanda di un esercizio ci chiede di misurare la variazione del surplus del consumatore, perché la variazione è proprio la misura di questo trapezio.
Quindi le due strade che si possono prendere sono o misurarsi il surplus iniziale, il surplus finale e poi fare la differenza fra i due, e quindi di fatto misurare due aree, le aree dei due triangoli e poi fare la differenza, oppure si può scegliere di andare direttamente a identificare il trapezio che corrisponde alla differenza nelle aree dei due triangoli e poi calcolarsi direttamente l'area di questo trapezio. Ovviamente i risultati sono identici e quindi possono essere entrambi applicati. La cosa è diversa se ovviamente l'esercizio ci chiede esplicitamente di calcolare il surplus iniziale e di calcolare il surplus finale. In quel caso ovviamente bisogna calcolarsi l'area dei due triangoli, come ho fatto io nel mio manualmente in precedenza.